Sicuramente si conferma che l'Umbria ad oggi non può essere definita una regione ad insediamento mafioso, però con le vicende alle quali lei faceva riferimento si deve parlare di una regione che interessa i poteri criminali e che tentano di infiltrarsi nell'economia privata e anche nella gestione dei servizi pubblici. Oltre al conosciuto fenomeno della droga, dell'immigrazione clandestina, della tratta degli esseri umani, della prostituzione, in questa regione la presenza dei poteri mafiosi si sta legando all'economia privata, soprattutto ad alcuni settori di questa economia, dal turismo, all'agricoltura, agli interessi immobiliari e quant'altro, e anche alla gestione dei servizi pubblici. Il caso dei rifiuti ne è un esempio evidente e credo che questo dica alle istituzioni di questa regione e anche alle forze vive, che sono la stragrande maggioranza, che non si deve abbassare la guardia, che non si deve negare, che non si deve aver paura di dire che anche l'Umbria può essere interessante e appetibile alle mafie e che bisogna dotarsi degli strumenti per agire. Presidente, la Gesenu è una società pubblico-privata. Lei durante la conferenza stampa ha detto che forse c'è stata una sottovalutazione da parte del pubblico. Guarda con chi vai, era questa la sua avvertenza. Sì, se si crea un rapporto tra pubblico e privato, il pubblico che conferisce denaro pubblico e affida la gestione ad una società, in questo caso nella quale la parte privata è maggioritaria, deve essere sicuro che si è accompagnato con società trasparenti. In questo caso, da un'interdittiva che è stata data in Sicilia, si è capito che questa parte privata è una galassia della quale fanno parte anche delle componenti non troppo trasparenti e legate ad interessi criminali di stampo mafioso. Grazie.